fatto delle cose gravissime in questi giorni. La NATO, con uno sfondamento del confine in corso in Ucraina, ha fatto un'esercitazione militare nella Georgia, dove Stoltenberg ha tenuto una conferenza stampa in cui ha attaccato violentemente Putin. Lei sa benissimo che nell'agosto del 2008 la Russia ha sfondato il confine nella Georgia e si è assicurato l'Abkhazia e l'Ossetia del Sud. Quando il Papa dice siete pazzi, siccome ormai si dice qualunque cosa, no? Di Maio dice che Putin è un animale, Biden dice che Putin è un macellaio, io penso di poter dire che il segretario generale della NATO è un pazzo. È un pazzo! I paesi che stanno sostenendo l'Ucraina si coordinano segretamente attraverso la NATO. È la NATO che è dentro questa brutta storia. Il signore che è stato intervistato da Corrado Formigli è il numero due della NATO, che viene a fare propaganda dicendo un sacco di menzogne. Se noi vogliamo capire quello che sta accadendo, dobbiamo capire che l'Italia sta agli Stati Uniti come la Bielorussia sta alla Russia. Cioè vuol dire che il sistema internazionale è fatto di parti interconnesse, dove ci sono delle superpotenze e degli stati satelliti. Agli stati satelliti come l'Italia è concessa una autonomia relativa in campo economico e in campo culturale, ma non è concessa alcuna autonomia nel campo della sicurezza internazionale, perché in Italia ci sono 13.000 soldati americani, 120 basi della NATO e circa 20 basi della NATO segrete, siamo intorno a 140 basi con testate nucleari. Ho capito qual è la menzogna. Le sto dicendo che nel campo della sicurezza internazionale l'Italia non ha nessuna autonomia. Quindi in questo momento che cosa accade? Che la retorica è che l'interesse nazionale dell'Italia sia coincidente con quello degli Stati Uniti, ma mentre la prosecuzione di questa guerra fa bene agli Stati Uniti, distruggerà l'economia italiana. Ma questo il governo italiano non lo può dire perché, essendo un paese satellite rispetto alle superpotenze, e questo è un punto.